Oggi caffè freddo, 4 idee, una più buona dell'altra. Andiamo. Naturalmente con questo calor non ci viene voglia di berci il classico caffè ordinario che beviamo in tazzina, ma vogliamo qualcosa di più fresco. In realtà queste bevande saranno piacevolissime da bere anche quando non farà particolarmente calde, proprio perché sono buone, cioè bevi volentieri a prescindere. Al massimo, se fuori fa freddo e avete voglia di bere una cosa del genere, state in un posto caldo al chiuso per cambiare, no? Carine. Sono tutte bevande naturalmente facilissime da fare, tutte velocissime, super versatili, perché le potete fare sia con il latte normale vaccino che con il latte vegetale. E stando in tema versatilità, l'ho detto anche su Instagram nelle storie, potete benissimo usare la macchinetta del caffè come faccio io, ma anche la classica moka. Nel mentre che siamo qua, ce la raccontiamo, vi anticipo già qual è la prima bevanda, il primo caffè freddo che facciamo. Si chiama Cold Brew Coffee ed è un caffè molto bello, cioè rotondo, piacevole, che è questo qua tra il resto, che lo adoro. La cosa interessante è che questo caffè lo si prepara completamente a freddo, sia la crema che il caffè. Il risultato è un caffè morbido, delicato, molto piacevole, sono sicuro che vi gusterà mucho. Per farlo potete partire direttamente con il classico caffè macinato che trovate nelle confezioni, ma se potete macinarlo al momento, macinatelo con una grana un pochino più grossa, sarà anche più facile poi setacciarlo. Lo versate in un vaso, aggiungete dell'acqua fredda, mescolate e lasciate riposare a temperatura ambiente per circa 12 ore, quindi potete fare questo passaggio la sera prima. Ora facciamo la crema. Mescolate in un bricchetto la panna fresca, il latte e l'estratto di vaniglia. Mescolate ed è fatta. Il caffè deve essere setacciato con un setaccio a maglie abbastanza sottili. Se il caffè è macinato molto fine, vi consiglio di usare anche una garza oppure un panno per setacciarlo meglio. Se vi piace potete anche zuccherarlo leggermente, e soprattutto se volete mettere poca crema o addirittura non metterla, perché in realtà è buonissimo anche senza. Fate un po' come volete, come vi gira, insomma, sappiate che vi disseterà ed è veramente buono. Andiamo con il secondo caffè freddo, questo al caramello salato. A chi non piace il caramello salato, vabbè, sicuramente non è il caffè più indicato, invece a chi piace tanta roba si sente proprio il gusto inconfondibile del caramello salato, che va a miscelarsi col caffè e si crea una mescolanza di sapori tostati, dolci, morbidi, che è una roba spaventosa. Come sempre faccio una breve introduzione circa metà video dicendovi che se vi va di supportare il video e anche il canale, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e mettete like. Per fare il caramello è semplicissimo, dovete iniziare con due ingredienti che sono lo zucchero e l'acqua, li versate in un pentolino e attendete che lo zucchero raggiunga una temperatura molto alta. Vi consiglio di non mescolare perché altrimenti il caramello potrebbe fare dei grumi. Quando è pronto, lo sentite anche dal profumo, versate la panna e anche aggiungete il sale, che renderà il tutto più buonazzo. Ed è fatto, quindi lo versate un goccino, quanto ne volete, insomma, nel bicchiere, versate sopra il caffè caldo in modo tale che si sciolga, mescolate molto bene e poi lo versate direttamente nel bicchiere con il ghiaccio e ci versate il latte. Io uso quello d'avena, che è molto delicato e fa sentire tanto il caramello. Questo qua lo amo, sopra c'è una schiumettina favolosa, proprio spumosissima, tutta aria, proprio leggera, leggiadra. Poi lo mescolate assieme, no? E quindi questa, la parte più vicina al caffè della schiuma, va a mescolarsi creando un caffè spumoso. È una figata unica. Ci mettete poco a farlo, gran bella figura anche quando avete ospiti e volete proprio stupirli al massimo, questo è perfetto. Il latte che ho usato qua è un latte di cocco, perché visto che ci vogliamo viziare, ci viziamo proprio fino alla fine con dei profumi esotici che ci stanno benissimo col caffè. Facciamo tanto caffè, visto che lo congeliamo possiamo pensare di farne tanto e usarlo quando ci serve, no? Lo mettiamo nelle vaschettine dei cubetti di ghiaccio e appunto in freezer a congelare. Super pratico, vedrete che sarà ancora più rapido poi fare queste bevande. Prepariamo il latte di cocco alla vaniglia, che è semplicemente latte di cocco con estratto di vaniglia, e sbattete bene. E poi facciamo la spuma, è fatta con acqua, pensate, zucchero a velo, questa la avrete vista sicuramente su TikTok o nei reel, caffè solubile, e sbattete tanto fino ad ottenere una consistenza super spumosa. Quindi nel bicchiere o in una tazza come in questo caso versate i cubetti di caffè, quanti ne volete, il latte di cocco alla vaniglia e poi sopra questa spuma meravigliosa, cacao, e wow.
e arriviamo all'ultimo, italiano al 100%. Qua proprio abbiamo i profumi della Puglia, del Salento in particolare, che poi si è espanso questo caffè in tutto il sud Italia e poi è arrivato anche qua perché è talmente buono che ci sta un sacco. Ci abbiamo capito quanto il caffè va ad esaltarsi, no? Grazie alla mandorla e viceversa, cioè proprio si abbracciano e creano un insieme meraviglioso che ti lascia senza parole quando lo assaggi. Il latte di mandorla lo potete benissimo comprare, però vi consiglio, se volete avere un latte di mandorla un pochino più saporito, di farlo in casa partendo dalle mandorle, oppure, nel video lo vedrete, con un altro ingrediente che parte in realtà dalla mandorla, che vi permetterà di non avere nessuno scarto e di ottenere un latte di mandorla corposo e veramente buono. Come vi dicevo, partiamo dalle mandorle. Queste qua sono mandorle pelate, potete usare anche quelle con la buccia se volete ottenere un latte un pochino più scuro, ci sta. Versate l'acqua e frullate il tutto fino a quando le mandorle si sminuzzano al massimo. Versate il contenuto in uno scolapasta con prima però un canovaccio, in modo tale che poi appunto il setacciamento sarà più fine. Quello che rimane dentro lo potete usare anche per una torta al posto della farina di mandorle, no? Mentre quello che ottenete sotto è il latte. Se però, come vi dicevo prima, volete fare in casa un latte di mandorla più rapido ma comunque buonissimo, prendete la crema di mandorle, quella che trovate tipo nei supermercati bio senza zuccheri, aggiungete l'acqua, un pizzico di sale, se volete anche un goccio di zucchero, insomma anche nel latte che abbiamo fatto prima con le mandorle potete mettere lo zucchero, fate come volete, e poi lo versate nei bicchieri con il caffè congelato. Ne potete mettere tanto o poco di caffè in base a quanto volete sentire il latte di mandorla. Videuzzo finito, bevanda praticamente. Come sempre spero tantissimo che queste idee vi siano piaciute. Sono tutte molto simili queste bevande perché si parte dal caffè che va a mescolarsi con un latte, però ognuna ha la sua peculiarità proprio perché comunque nel suo piccolo sono diverse. E insomma, in base a ciò che avete voglia, in quel momento scegliete la giusta bevanda che volete sorseggiarvi. Vi faranno compagnia per tutta l'estate e anche per quei momenti in cui sentite l'esigenza di sorseggiare qualcosa di sfizioso che sappia di caffè ma che non sia il solito caffè. Quando le proverete a fare voglio vedere i vostri bicchieri belli colmi, quindi taggatemi su Instagram o su Facebook, e su Instagram trovate anche altre idee, come sempre i reel di ricette molto rapid, molto veloci. Altri due video qua se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Invece qua sotto c'è il collegamento per andare sul blog e vedere le ricette scritte. Buoni caffè freddi, preparateli veramente in qualsiasi momento voi sentite la necessità, anche la sera se il caffè non ve fa nulla, e comunque li potete fare anche deca. Al prossimo video.